Questo incontro al Quirinale desidera e intende non concludere, ma prolungare la festa dello sport che è iniziata con la consegna delle bandiere e si è realizzata e sviluppata nei Giochi Olimpici e Paralimpici, per fatto ancora meglio di Tokyo, come è stato ricordato. Era difficile. Colpisce che l'Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie nel nostro bel paese. Vi sono molti detti che sostengono che la pioggia porti fortuna e ne abbiamo presa il 26 di luglio. Sono presenti qui i quarti posti, e questo va ricordato, è lo spirito olimpico. Anche a quei momenti difficili, vorrei dire a Gianmarco Tamberi, ad Amba Sabatini, che loro le medaglie le hanno conquistate con la loro generosa partecipazione e l'affetto di tutti. Grazie anche alle ragazze e ai ragazzi che avete, col vostro comportamento di straordinario successo e serietà, indotto a impegnarsi nello sport. E questo un altro vostro successo. Complimenti quindi sinceri a tutte e a tutti. E adesso Milano Cortina.